stai? Ciao, ciao. Tutto bene? Sto qui in tremi d'attesa. E va scritta, anche se leggi quelle del... Occhiali. Mi sento bene sia col cuore perché non c'ho più fibrillazione, non c'ho niente. Meglio, così adesso abbiamo messo a punto tutto quanto. Sei pronto? L'importante è farlo nel momento migliore, sia psicologico che fisico. Ed è straordinario, ti devi sentire bene anche fisicamente per poter fare questo percorso. E domani dovrei andare a casa. Io abito a Roma, via Tuscolana. Ok, quindi ti vengono. Va bene. Perfetto. Stai tranquillo? Io sto tranquillo. Ora mi raccomando, eh. Sei in forma? Formissimo. Bene. Così, questi pazienti così sono pazienti che vanno fatti solo nelle mani, vanno fatti da chi ha una grandissima esperienza, se no non lo puoi fare. È andata molto molto bene, tre ottimi interventi, tutti e tre differenti tra di loro per tipologia di protesi e per tipologia di pazienti. L'unica cosa che hanno in comune, ed è la cosa più importante, questi tre pazienti è il fatto che sono delle persone che nelle loro differenti vite, nelle loro vite che non si incontreranno mai, hanno il minimo comune denominatore che sono delle persone rinate, delle persone finalmente felici, finalmente pronte a rivivere una seconda vita o addirittura per uno di loro una prima vita sessuale. A posto? A posto. Grande. È finito? Tutto, neanche te ne sei accorto? No, sto bene. È l'unica cosa antipatica, un po' la sensazione di paralisi alle gambe, sì. Però va bene. Sì. Ok. Normale. Bene. Ma vi devo mettere il catetere adesso? Messo già. Già messo. No, va bene. Come stai? Meglio,
sto bene, dove è sta sensazione? E vabbè, quella le gambe. Quando passa? Ci vuole ancora parecchio? Tocca tra un po'. Hai conservato i capelli? Certo. Bravo, bravo. Va bene? E io c'ho, adesso non so lo dire perché sono, c'è un 3-4 prenotate che vogliono vedere le lesse. Le